Le fotografie in mostra qui a Milano, alla Byline Gallery, rappresentano due lavori abbastanza importanti che ho svolto a Cuba. Il primo a colori sono fotografie che sono state tratte dal libro Al campo, in campagna, in cui ho lavorato a Cuba negli ultimi 5 anni fotografando i miei cari amici contadini, forse gli unici amici che ho avuto veri a Cuba. E poi ci sono anche le fotografie in bianco e nero, che invece fanno parte, le fotografie anche vintage, che fanno parte del libro Bazán Cuba, che è uscito nel 2008. Ernesto faceva già parte del nostro progetto con i suoi due libri, sono edizioni da 50 e da 100. E appunto quando è nata l'occasione di poter fare questa sua personale su questi suoi lavori, chiaramente abbiamo con entusiasmo cercato di organizzare questa mostra, che spero avrà un grande successo come Ernesto merita. Le fotografie a colori sono nate per una sfida, così per chiamarla in una maniera più specifica, in cui una curatrice americana che amava il mio lavoro in bianco e nero mi disse: guarda, questa volta stava preparando un libro su Cuba, mi piacerebbe che facessi delle fotografie a colori. Io avevo lavorato a colori per tanti anni, perché lavorando per le riviste internazionali ti si chiedeva sempre il colore, ma facevo diapositive e poi erano sempre lavori, non lavoro personale, che è importante sottolineare. Quindi incominciai a scattare a colori, e quando andavo in giro per le campagne cubane mi portavo sempre due macchine fotografiche, addirittura anche tre, però insomma, e ogni volta che guardavo quello che si apriva, che si dipanava davanti ai miei occhi, decidevo come fotografarlo. Cioè la mia mente, la mia sensibilità, il mio cuore erano consapevoli del fatto che, a seconda di quello che io vedevo, potevo o utilizzare il colore o utilizzare il bianco e nero. Infatti alcune delle foto presenti stasera sono state scattate quasi contemporaneamente con queste due macchine fotografiche. Dopo aver visto i primi risultati, mi sono appassionato come un bambino con un nuovo giocattolo. Ho imparato a New York a stamparmi le fotografie io personalmente in camera oscura, quelle a colori, già stampavo quelle in bianco e nero, e ho incominciato a fotografare anche dopo che è finito questo progetto con la curatrice americana. Si fece un libro e vennero pubblicate alcune delle foto, proprio perché mi sembrava una nuova maniera, una nuova sensibilità di ponermi di fronte a Cuba e in particolar modo alla campagna cubana. La campagna cubana mi ricordava in maniera straordinaria la mia bellissima e felice infanzia siciliana. Io trascorrevo tanto tempo in campagna, giocavo con i contadini, ogni tanto mi permettevano di zappare o di aprire, sai, i piccoli canaletti per l'irrigazione degli agrumi. E il mio privilegio più grande era quando mi dicevano: Ernesto, vuoi mangiare qualcosa assieme a noi? Stiamo parlando di quello che si chiama companatico, cioè pane, cipolla, pomodoro, un po' di sale. Per me era una felicità straordinaria. Poi ogni tanto la moglie gli aveva fatto pure delle fave appena raccolte, buonissime. Para mi querida Sisi e para mis queridos Pietro e Stefano, les dedico questa copia numero uno de Al campo. Con mucho, pero mucho cariño. Quando ho incominciato a fare il fotografo,
cominciato a viaggiare in tutto il mondo, ma non ero ancora diventato consapevole che quello che mi spinge a fotografare è rincontrare la mia infanzia siciliana. L'ho capito per la prima volta solamente arrivando a Cuba per caso nel 92. Raccontavo ieri sera a cena che avevo sempre desiderato di visitare l'isola come si desidera una donna che incontri per la prima volta e non riesce a toglierti dalla testa, come ho anche scritto. Ci sono arrivato, sono rimasto abbagliato perché mi riportava completamente alla mia Sicilia, non solo quella, diciamo, rurale, ma anche la Palermo dei primi anni 60, quando con la mano di mia nonna andavamo in giro per i mercati straordinari che abbiamo a Palermo, di forte influenza araba, come la Vucciria, il Ballarò, il Capo e così via. Ho capito anche, io perlomeno ci credo nella reincarnazione, che questa mia incredibile familiarità con Cuba si può spiegare solamente pensando che in un'altra vita devo esserci vissuto precedentemente. E quindi, insomma, questa combinazione di vari fattori, vari elementi, mi hanno portato a questa avventura che è durata 14 anni. È stata forse l'avventura umana e fotografica più bella che abbia mai vissuto in tutta la mia vita. Adesso sono in un'altra fase della mia carriera e la mia vita come uomo. Sto esplorando altri luoghi, ma Cuba rimarrà sempre nel cuore. Io semplicemente ho incominciato a fotografare grazie ad un sogno che feci quando avevo 17 anni a Palermo, in cui sognai, prima di prendere la licenza liceale, che questa voce mi diceva chiaramente: devi fare il fotografo. La cosa straordinaria non è solamente avere fatto questo sogno, ma averlo ricordato, perché spesso i nostri sogni non ce li ricordiamo. Io no. L'ho ricordato e posso dire con molto orgoglio, 35 anni dopo, di continuare a seguirlo, questo sogno.